In merito al comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi da alcuni consiglieri comunali su una presunta mancata partecipazione del comune di Agrigento al bando per accedere ai contributi regionali tabella H per finanziare la sagra del mandorlo in fiore, l'amministrazione comunale ritiene opportuno, ai fini di una corretta informazione pubblica, precisare che il bando per accedere ai contributi regionali ex tabella H, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre, si riferiva esclusivamente a quelle manifestazioni che si sarebbero eventualmente dovute realizzare entro la fine dell'anno in corso, il 2013. La sagra del mandorlo in fiore, come certamente i consiglieri comunali ricorderanno, si è regolarmente svolta come da 68 anni nel mese di febbraio, con la disponibilità di altri fondi regionali già impegnati e specificatamente dedicati alla kermesse agrigentina. L'ufficio comunale preposto alle attività di spettacolo ha comunque regolarmente presentato alla Regione, utilizzando tale bando, una richiesta di contributo per il prossimo Natale, rientrando tale richiesta nella fattispecie dei contributi accessibili per il 2013. E comunque, per quanto riguarda l'edizione 2014 della sagra del mandorlo in fiore, gli uffici comunali hanno già presentato alla Regione istanza di contributo con le modalità e i tempi, scadenza 20 giugno 2013, previsti dalla normativa generale regionale.